Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. Oggi andiamo a vedere insieme come preparare una torta facilissima e velocissima. In questa torta vale la regola del 3, perché ci sono 3 ingredienti, 3 minuti di preparazione e 30 minuti di cottura. È una torta per chi non ha tempo di crearne una complessa e dà dei risultati veramente pazzeschi. È molto buona e soffice. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per prima cosa frulliamo 550 g di biscotti pan di stelle finché non diventeranno una polvere. Successivamente li andiamo a trasferire in una ciotola. Aggiungiamo 16 g di lievito biologico per dolci che andiamo a setacciare. Subito dopo mescoliamo un po' aiutandoci con un cucchiaio. Infine aggiungiamo 550 ml di latte intero fresco e continuiamo a mescolare finché non raggiungerà questa consistenza. Come potete vedere risulta abbastanza liquido. Prendiamo una teglia di 22 cm di diametro imburrata e ricoperta di carta forno con un anello richiudibile, ci andiamo a trasferire sopra il nostro impasto, lo livelliamo per bene, poi lo cuociamo a forno ventilato a 175 gradi per 30-35 minuti, perché ogni forno cuoce a modo suo. Ecco a voi la nostra bellissima torta. Ancora calda, ci mettiamo una griglietta sopra, la giriamo subito e come potrete vedere tutte le componenti che erano sopra, quindi teglie e carta da forno, si staccano con molta facilità. Poi la lasciamo raffreddare completamente. Come potete notare, la nostra torta è morbidissima, una cosa veramente incredibile. Adesso la andiamo a ricoprire con la nostra fantastica ganache, che abbiamo realizzato con 200 g di cioccolato fondente a scaglie e 200 ml di panna fresca. Aggiunta la ganache, lasciamo riposare la nostra torta nel frigo per un quarto d'ora. Ora ci occupiamo della decorazione. Qui è tutto relativo, facciamo come ci pare e piace, diamo sfogo alla nostra fantasia. Ma guardate che torta golosa che abbiamo realizzato con così pochi ingredienti e in così poco tempo. Il risultato è straordinario, provare per credere. Ammirate la sua sofficità. Ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa fantastica torta. Beh ragazzi, cosa posso dirvi? È una torta davvero incredibile. Infatti questa è la prima volta che l'assaggio insieme a voi. E devo dire che sono veramente scioccato dalla struttura e dalla sofficità che ha con solamente 3 poveri ingredienti. È veramente molto molto buona. Sopra c'è una ganache che la va ad arricchire in un modo perfetto. Infine si sente quella leggera nota acidula data dai ribes. Insomma, è una torta fantastica, velocissima, facilissima, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche e seguiteci su Instagram come Il Mondo di Aaron e Gianina.